sta per andare in onda, Pianeta Oggi e 20 nel mondo, su Radio Science. Gentili ascoltatori, buonasera da Venezia, dalla testata Pianeta Oggi TV All News, sono le 19 in punto. Dunque, prima di dare la linea a Radio Science per la consueta trasmissione settimanale, Pianeta Oggi 20 nel mondo, uno sguardo alle notizie. E non potremmo che partire con lo sport, dunque parliamo del Giro d'Italia con la quarta tappa che va da Orbetello a Frascati di 235 km. Si impone l'equadariano Richard Carapaz davanti all'australiano Ewan e a Diego Ulissi. Ci si aspettava una conclusione in volata e così però non è stato. C'è stata poi invece una caduta che ha spaccato il gruppo. Restano davanti in otto e si giocano la tappa. Ecco, fra questi la maglia rosa, Roglic che consolida la leadership. Dunque, abbiamo allora le notizie dalla nostra testata. Andiamo a guardare cosa abbiamo nella homepage, ci sono delle novità. Dunque iniziamo con il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter, quello che va in tutto il circuito del digitale terrestre, radio, televisivo, diciamo a livello nazionale, oggi potremmo dire così, da Gorizia a Palermo, passando per il centro Italia con la Teleidea, la televisione toscana che ultimamente ha anche potenziato i suoi impianti dal Monteserra e riusciamo quindi a far arrivare il segnale dalla Versilia fino giù in Umbria. Quindi iniziamo con questo numero di Pianeta Oggi Report che parla dell'Auser di Fossalta di Piave, Circolo Auser APS, che ha realizzato una mostra di icone sacre. Intervista all'autrice Maria Pace Barbiero Schiavon e a seguire poi le considerazioni importanti del sindaco di Fossalta di Piave, Massimo Sensini. Dunque, andiamo avanti. Nel frattempo vedo dei suggerimenti, delle informazioni dalla regia. Allora, andiamo avanti. Dunque, il Consiglio di Stato dà ragione ad Antonio Ingroia, sia ripristinata la scorta. E qui potete leggere un importante articolo del giornalista Aaron Pettinari di Antimafia 2000. Importante trasmissione di venerdì scorso alle ore 21 con la diretta Open Space dalle frequenze in onde medie, cioè in AM, di Radio Diffusione Europea, l'emittente internazionale di Trieste. In studio Graziano D'Andrea con Maurizio Castelli, in collaborazione anche poi a reti unificate con l'emittente RST Radio Science TV di Treviso. Ospiti e collegamenti in diretta da Gemona del Friuli. Abbiamo raccontato un praticamente racconto toccante con la testimonianza dei sopravvissuti coniugi Gilberto e Paola Cossettini. Inviato a Gemone il sottoscritto, abbiamo toccato anche un record degli indici d'ascolto, così ci è stato comunicato alla nostra testata di Pineta Oggi TV direttamente da Graziano D'Andrea. Dunque c'è stata anche la replica sabato mattina che è iniziata alle ore 8. Vi ricordo sempre la ricezione di questa emittente, di questa nuova emittente internazionale che si ascolta anche in centro Europa nelle ore notturne. Dunque AM 1584 e 819 kHz per tutto l'Alto Adriatico fino a praticamente a San Marino e, come vi dicevo, di notte anche in altre parti del nord Italia, in centro Europa, e anche ci sono stati ascolti dalla città di Londra. Lei trasmette anche in streaming al sito radiodiffusioneeuropea.net. Poi si prosegue, rimaniamo sempre in tema del terremoto. Come sapete, maggio è il mese che ricorda il forte terremoto che aveva colpito il Friuli il 6 di maggio e abbiamo una trasmissione realizzata in collaborazione con Telefriuli. E che praticamente porta il titolo di Orcolat.
E si parla in questa trasmissione del ruolo dei radioamatori. Ospiti in studio con Bernardino Tamburlin, presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani, sezione di Udine, due radioamatori che hanno raccontato la loro esperienza. In studio conduceva Daniele Parrone. Quindi questa trasmissione è disponibile nella nostra homepage di Pianeta Oggi TV. E dopodiché abbiamo invece uno speciale, dei speciali, praticamente sono tre, sempre del nostro settimanale, con l'intervista a Gilberto e Paola Cossettini in occasione del quarantennale del terremoto in Friuli, noi le abbiamo riproposte, e l'intervista che il sottoscritto ha fatto da Udine, proprio sempre nel quarantennale, a Bernardino Tamburlin, presidente dell'Associazione dei Radioamatori Italiani, sezione di Udine, che lo vedete poi sopra nella trasmissione anche di Telefriuli. Poi ancora un altro numero del nostro settimanale, sempre dedicato all'Auser, volontariato di Fossalta di Piave, poi uno speciale dal titolo La Freccia, curato da Margherita Furlan, con l'intervista a Giulietto Chiesa, scrittore, giornalista, ex europarlamentare che è stato corrispondente per le testate più importanti, che è stato corrispondente dall'est europeo per le testate più importanti d'Italia. E infine vi segnaliamo un omaggio a un ricordo a un noto regista dell'emittente televisiva di Rovigo, una storica emittente che oggi si chiama La 8, La 9, di Romy Osti. Il regista è Antonio Pescarolo e abbiamo proposto un filmato dedicato relativo all'apertura dei programmi di ATR, realizzato senza computer, senza niente all'epoca da Antonio Pescarolo, che lo ricordiamo caramente. Io il sottoscritto lo ricorda durante una diretta nel 99 proprio a Rovigo, che ci faceva da regia. In studio avevamo Giorgio Bongiovanni, stigmatizzato, che raccontava la propria esperienza. Conduceva il sottoscritto, ricordo di questa regia, una persona, un tecnico sempre attento, rapidissimo, insomma un bel ricordo. Questa cosa qui, questa idea è nata insieme al noto presentatore della TV privata commerciale Gianfranco Guarnieri, che saluto se è in ascolto. Allora sono le 19:07, vediamo se abbiamo qualche ultima ora importante. Non c'è nulla, io direi di dare la linea subito a Radio Salto per la trasmissione in diretta, quindi linea alla regia centrale Rosario Moreno, che girerà per Albiano Appi, che condurrà il programma. Noi ci sentiamo dopo, nuovamente qui dalla nostra testata a Venezia per eventuali aggiornamenti. Bene, Alviano, vai con la parola, vai tu. Benissimo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera abbiamo come ospite in collegamento il ricercatore e documentarista Pier Giorgio Caria. Intanto grazie Pier per aver accettato il nostro invito. Grazie. Salve Albiano, un caro saluto a tutti, a Rosario, a Massimo e ovviamente a tutte le persone che stanno ascoltando e ascolteranno questo programma. Quindi grazie a voi per avermi chiamato ancora una volta a poter trattare degli argomenti che io reputo fondamentali, importantissimi per la nostra esistenza presente e futura. Ecco, prima di passare al tema di questa serata che abbiamo intenzione di approfondire, per chi non ti conosce, io voglio dire che tu sei un ricercatore, appunto, come dicevo, un documentarista. I tuoi documentari hanno vinto premi a livello internazionale. I temi nei quali tu di solito ti muovi sono l'ufologia, i cerchi nel grano, ma anche la spiritualità, l'archeologia, anche temi di legalità. E sappiamo, possiamo dire che sei intervenuto a trasmissioni radiofoniche, televisive, sei stato ospite su canali nazionali, internazionali, possiamo ricordare Stargate, Voyager, Piazza Italia, Uno Mattina, Studio Aperto. E
Quindi la tua è una ricerca che dura da oltre 30 anni e questa sera tocchiamo un tema che riguarda la spiritualità. Abbiamo intenzione di parlare di reincarnazione nella convinzione che l'essere umano non ha soltanto un corpo, è anche uno spirito, e questo spirito si può studiare, è certamente un ambito che è degno di studio, e in qualche modo chi sono, da dove vengo, dove vado, queste domande care al poeta di Recanati, noi ce le vogliamo porre e le vogliamo approfondire. Allora, con te, se lo spirito è un aspetto oggettivo dell'uomo, ecco, approfondiamo questa parte. Lo spirito può essere considerato un aspetto ormai oggettivo dell'uomo? E dopo cerchiamo di capire come certi processi dello spirito, come appunto la reincarnazione, diventano importanti per la nostra vita. Va bene, Alviano, sì. Allora, lo spirito è un aspetto oggettivo dell'uomo. Io direi lo spirito è l'uomo, ovviamente inteso in senso generico, cioè uomo-donna, stiamo parlando di uomo nel senso di essere umano, quindi ambo i sessi. Quindi lo spirito è l'uomo, lo spirito è l'essere umano. Il corpo è solo un mezzo temporaneo che lo spirito utilizza per esprimersi nello spazio-tempo per un certo periodo, che è la durata della vita, più o meno lunga che sia, più o meno felice che sia, ma di fatto lo spirito entra nel corpo quando viene la luce, il bambino, e va via dal corpo quando, diciamo, il tal del tali è morto. Ora, noi abbiamo un problema gravissimo in tal senso, che ciò che concerne lo spirito viene relegato nell'ambito dei credo religiosi. Mai niente fu più stolto in una umanità. Relegare nell'ambito del credo religioso la causa della vita biologica del corpo è quanto di più sciocco e stupido abbia fatto l'essere umano. Quindi, nelle conoscenze delle leggi naturali, scientifiche, che governano la vita nell'aldiquà e nell'aldilà dello spirito, noi troveremo, una volta che le avremo studiate, la soluzione di tutti i gravi problemi che assillano e affliggono l'umanità da tempo immemore. Se noi vogliamo andare a vedere un attimo l'arco storico, Alviano, ci rendiamo conto che nella storia conosciuta l'essere umano non ha mai risolto il problema della sofferenza che assilla il popolo ma anche i potenti. Ora, io non sono un potente, non lo siete voi, ma voi vi immaginate Cesare Augusto, che si era divinizzato, autoproclamato Dio, e poi è morto? Dov'è oggi tutta la gloria, la potenza, la ricchezza di Cesare Augusto? Polvere nella polvere è una riga su un libro di storia. Quindi alla fine io non so cosa possa aver vissuto nel suo cuore, nella sua anima, Cesare Augusto, quando ormai vecchio si rendeva conto, a parte, vabbè, se parliamo di Cesare, che è stato ucciso dal complotto di Bruto, ma gli altri Cesari che ci sono stati, o gli altri potenti che tutto l'arco della storia hanno calcato il suolo di questo pianeta, quindi Nabucodonosor, Hitler e altri, eccetera, eccetera, cosa prova un potente nel momento in cui la vecchiaia viene raggiunta e sa che la grande soglia sta per varcarla? Questo è un problema a cui l'uomo non ha dato da migliaia di anni una risposta, e non la darà mai questa risposta laddove noi continueremo, diciamo, ostinatamente a relegare queste cose nell'ambito dei credo religiosi. Io mi chiedo, ma può
la causa della vita biologica essere un tema di credo religioso. Se la vita biologica è studiata dalla scienza, a maggior ragione la causa della vita biologica deve essere studiata da una scienza. Quindi deve esistere una scienza della materia e una scienza dello spirito, non credo religiosi. Perché poi siamo talmente ciechi, Alviano, da non vedere ciò che è sempre stato davanti ai nostri occhi. E sempre abbiamo avuto la risposta davanti, perché se io devo prendere in considerazione l'enorme differenza dei credo religiosi che ci sono in questo mondo, quindi il cristianesimo, l'islamismo, l'ebraismo, l'induismo, il buddismo, eccetera eccetera, la domanda che io faccio a tutti i miei simili è: ma voi non vi siete mai accorti che a prescindere dal credo religioso che noi pratichiamo c'è una legge naturale uguale per tutti? Quindi tutti abbiamo il nostro Dio, diverso dall'altro, tutti hanno il loro paradiso, tutti hanno il loro inferno, diversissimi gli uni dagli altri, ma poi alla fine, qualsiasi sia il credo religioso che pratichiamo, tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo. Lì è la prova che i credo religiosi, così come ci sono stati trasmessi dalle classi sacerdotali, sono degli inganni. C'è una scienza, c'è un'unica scienza, un'unica legge sotto il sole che sovrasta l'umanità, non solo l'umanità. Gli animali e i vegetali seguono esattamente lo stesso iter, nascono, crescono, invecchiano e muoiono. Quindi c'è una legge naturale che sovrasta il creato, sia, dico io, nel mondo naturale sia nel mondo spirituale, per ovvietà, perché se tutti i praticanti dei credo religiosi più disparati che addirittura si ammazzano come i cani tra di loro, ma poi sono soggetti tutti quanti, e ribadisco compreso vegetali e animali, ad un'unica legge naturale che è quella del nascere, crescere, invecchiare e morire, beh, mi sembra ovvio che se c'è una sola legge sotto i cieli c'è anche un solo Dio, e questo Dio non è un credo, è una potenza, è un essere che ha determinato una legge naturale a cui tutti siamo assoggettati, ci piaccia o meno. Quindi questa grande arroganza dell'uomo di questo mondo che pretende di sostituirsi a Dio, ma dove? Sorella Morte ci dà un calcio nel sedere a tutti e ci butta fuori dal corpo e non ci chiede il permesso e non considera se siamo abbienti o ricchi, se siamo potenti o deboli. Frena la legge e costringe, nostro malgrado, tutti quanti a seguire lo stesso iter: nascere, crescere, invecchiare e morire. Quindi il credo religioso, così come ci è stato trasmesso fino ad oggi, così come è praticato, è un grandissimo inganno, è un altro potere che ha schiacciato l'umanità e la mantiene nell'ignoranza, non permettendone l'evoluzione. Anche in questo fatto, scusa e finisco, Alviano, sì, sta la ragione per cui tutti i grandi imperi, tutte le società che l'uomo ha costruito da che abbiamo memoria storica sono fracassati, crollati e spariti. Dove sono i faraoni divini, i cesari divini, i grandi re babilonesi, i grandi assiri, i grandi sumeri? Dove sono? Polvere nella polvere, un ricordo sbiadito nel tempo, macerie archeologiche sparse qua e là nel pianeta. Ma se il tempo è un drago vorace che fagocita le società umane che si estinguono, sarà ora di capire qual è la causa dell'estinzione delle società umane. Perché, dico io, siccome c'è una legge matematica che dice che c'è, che si chiama legge delle probabilità, allora se c'è la legge della probabilità, una tal cosa prima o poi si deve manifestare, a meno che non ci sia una legge di ordine superiore che inficia la legge delle probabilità. Siccome tutte le società umane, tutte quante, anche quelle dimenticate, Atlantide, Mule, Muria, sono tutte sparite, e quindi c'è un'unica regola in questo pianeta, che ciò che l'uomo costruisce il tempo lo divora. Quindi se c'è un'unica regola e un'unica storia che accomuna tutte le civiltà costruite dall'uomo, significa che c'è un'unica legge che l'uomo trasgredisce, e fino a quando non accetterà che c'è una legge che bisogna osservare, le nostre società crolleranno sempre, così come sta crollando miserabilmente e miseramente anche la nostra, e questo crollo si trascinerà dietro tutte le religioni del mondo. Tutte quante spariranno dalla faccia della terra, compresi i cristiani che hanno tradito il loro maestro, che si chiama Gesù Cristo e che ha lasciato il cuore della legge, che ama il prossimo tuo come te stesso, non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Si chiama causa-effetto. Questa è la regola che domina l'universo.
Scusate la mia lunga digressione. No, no, ma un fiume in piena che fa molto bene, che fa molto bene secondo me. Allora, tu in qualche modo hai detto che abbiamo relegato nell'ambito dei credo una scienza della vita, perché una volta però in qualche modo era conosciuta, le tracce, ci sono tracce di verità dello spirito che vive in eterno nell'antica saggezza, nei testi orientali, ma anche nei testi cristiani. Cioè, certo, questo c'è. C'era un sapere che noi stiamo trascurando. Sì, il problema alviano è che questo sapere ci arriva anche dalle discipline orientali. Il buddismo, l'induismo hanno come perno centrale le leggi di karma e reincarnazione. Il problema è che nemmeno loro sono riusciti, anche loro si sono corrotti. Quindi oggi ci sono i cristiani che, stufi del marciume imperante, della mancanza di risposte nella religione cattolico-romana, nel papismo, che non è stato altro che la prosecuzione dei cesari, che hanno cambiato abito e si sono vestiti da papa, ma imperatori sono rimasti, con tutto quello che gli imperi hanno sempre combinato, malversazioni, assassinio, dittatura, mancanza di conoscenza, persecuzione di coloro che dicevano la verità. Il papismo è stato sottolineato dalla stessa ferocia e dalla stessa ingiustizia che ha costellato la storia di tutti gli imperi del mondo, compresi quelli dei Cesari, di cui il papismo è stata una prosecuzione, fallendone il mandato che Cristo ci ha lasciato. Ma anche le religioni orientali hanno fallito completamente. Della storia del karma e della reincarnazione, in India hanno creato le caste, e anche loro violano la legge, hanno le bombe nucleari mentre il popolo soffre la fame, l'ingiustizia. I buddisti dove sono? Al di là di recitare litanie eccetera, dov'è la lotta sociale dei buddisti contro le ingiustizie, contro i potenti? Non c'è. E quindi questo mondo sta morendo, e tutti pensano che con preghierine, litanie e banderuole di preghiere di risolvere un gravissimo problema, che è il fatto che l'uomo non è ancora in questo pianeta un essere responsabile di ciò che accade nel suo pianeta, che è casa nostra. Ognuno pensa al suo cortile, al suo gruppo di amici, alla sua squadra del cuore, al politico del cuore, ma nessuno si occupa di pensare all'umanità come una grande famiglia che ha un solo problema, che è la sofferenza. Quindi fallimento totale su tutti i fronti. Sì, ma in realtà, in qualche modo noi stiamo prendendo sotto gamba delle leggi, perché i processi evolutivi, la reincarnazione è all'interno di un processo evolutivo dell'uomo in cui tutti noi dovremmo tener conto, se tendiamo ad un'evoluzione, diciamo, positiva invece che a un'involuzione. Sì. Ma il grande tradimento di Babilonia, la grande prostituta, che è la Chiesa Cattolica Romana, di cui ci sono ampi capitoli, il 17 e il 18 dell'Apocalisse, dove viene sancita la sua condanna e verrà distrutta, perché il cuore dell'insegnamento evangelico è proprio karma e reincarnazione. Se c'è una sola legge, tutte le religioni contemplano questo, anche l'Islam, ma rimangono dei settori, diciamo così, gnostici o esoterici, perché la massa viene mantenuta dalla gerarchia che domina la religione, cioè da uomini che mantengono altri uomini nell'ignoranza e nella sofferenza a loro vantaggio. Ma il cuore della legge, il cuore del Vangelo è la legge del karma, è la legge della reincarnazione, perché ci sono passi chiari dove il Signore parla di questo. Non solo, solo un ignorante può non sapere che per ben 300 anni dopo Cristo queste cose venivano insegnate. Quindi nel Vangelo le ritroviamo. E se scusa Pier, in realtà proprio la religione cristiana fa un dogma del contrario, cioè la reincarnazione non c'è. No, sbagliato, scusa Alviano, sì, qui, se mi permetti, adotto la fraterna correzione, non la religione cristiana, il cattolicesimo romano.
che è tutt'altra cosa. La Chiesa cattolica nasce nel 325 d.C. per volontà di Costantino Imperatore nel Concilio di Nicea, dove è stato dichiarato anatema una legge naturale, cioè la reincarnazione è stata dichiarata anatema e messa al bando. Ma questa gente, Alviano, si è comportato come un branco di imbecilli, professori di università, che si sono riuniti e hanno reso anatema la legge di gravità. La legge naturale è al di sopra di noi, noi non la possiamo controllare. Quindi i papi, i cardinali, i vescovi possono lanciare tutti gli anatemi che gli pare piace, ma la reincarnazione è un fatto naturale, quindi anche loro si reincarnano e anche loro pagheranno lo scotto delle loro gravissime colpe e del tradimento al Maestro, che è nostro Signore Gesù Cristo. Non si possono le leggi inficiare o disattivare perché l'uomo arrogantemente si riunisce in un fastoso concilio o che cavolo sia e decidono quattro imbecilli di annullare la legge. Non si può annullare la legge, sia esso un papa, sia esso un imperatore, un re, non si annulla la legge ci sovrasta, perché la legge e Dio sono la stessa cosa. Quindi l'uomo può fare tutte le pacottiglie e tutti gli inganni che vuole, ma rimane soggetto alla legge, gli piaccia o meno. Quindi anche il Papa che dice che la legge della reincarnazione è un falso, anche il Papa si reincarna, così come tutti noi ci reincarniamo. Questo è un dato di fatto. E i passi del Vangelo sono chiari. Forse se ne dici qualcuno, perché chi ci ascolta magari non legge il Vangelo con quell'ottica. Questo è un altro grave errore dei cattolici, che leggono il catechismo, che è una invenzione umana di persone umane, che non è vero che rappresentano Cristo, ingannano e manipolano il messaggio di Cristo, ma non è vero che rappresentano Cristo. Lo dimostra il fatto che la Santa Madre o gli esseri divini non appaiono ai papi, ai vescovi e ai cardinali, appaiono ai semplici, appaiono agli umili, ai bambini, ai puri, non a loro che sono corrotti. Questa è la verità, piaccia o meno. Se io sono ministro di qualcuno, il re parla con me, non va a parlare con un pastorello di un paesino sperduto nel Portogallo, va a parlare al Vaticano. Se al Vaticano non ci va, è evidente che quello non rappresenta nessuno, se no parlerebbe con lui. Quindi certo, il Papa o il Cardinale, il Vescovo, il Sacerdote, il Religioso rappresenta Cristo nel momento che compie le opere che Cristo dice di compiere. Non sono le cariche umane che fanno del tali una tal cosa, sono le sue opere. Infatti Gesù non ce l'ha detto dai loro frutti riconoscerete chi sono? Perché ce l'ha detto? Perché ci ha detto occhio ai lupi vestiti d'agnello? Non c'è il Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa le opere. Voglio citare Matteo 16, dove Gesù profeta sul suo ritorno: il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà a ciascuno secondo le sue azioni, non secondo i credo religiosi. Quindi di cosa stiamo parlando? Il Vangelo è chiaro. Se poi vogliamo andare agli insegnamenti della religione, uno dei primi testimoni della religione cattolica, o meglio cristiana, perché il cattolicesimo ha escluso la reincarnazione, che il cattolicesimo l'ha inventato l'uomo, ma nel cristianesimo il primo testimone che troviamo nel Vangelo della reincarnazione è l'arcangelo Gabriele, nemmeno un essere umano, l'arcangelo Gabriele, che annuncia a Zaccaria, questo lo possiamo leggere nel primo capitolo del Vangelo di Luca, dove al signor Zaccaria, sacerdote del Tempio di Israele, gli appare l'arcangelo Gabriele e gli dice, cito testuali parole: non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fino dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia,
per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Quindi Giovanni Battista si reincarna, scusate, Elia si reincarna in Giovanni Battista ed è l'arcangelo Gabriele che lo annuncia. Ma siccome Elia è un personaggio molto importante perché è colui che precorre la venuta del Signore, Gesù stesso lo dice. Se andiamo a Matteo al capitolo 11, leggiamo: ora dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Beh, non è così la situazione del mondo ancora oggi? Il regno è preso a forza e i violenti ne sono i padroni e i dittatori. Poiché, continua il Vangelo, ribadisco, Matteo capitolo 11, tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni, e se lo volete accettare, egli e l'Elia doveva venire. Chi ha orecchi oda. Quindi la dice Gesù che Giovanni Battista era la reincarnazione di Elia. Ma siccome non basta, ne citiamo anche un altro. Andiamo a Matteo capitolo 17. Ma io vi dico, sta parlando Gesù agli apostoli, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto. Qui il Signore si riferisce al fatto che Erode ne ha decretato per mezzo di Erodiade il taglio della testa. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che gli parlava di Giovanni Battista. Quindi, Albiano, abbiamo la massima autorità, le massime autorità della nostra religione, l'annunciatore Gabriele, che sarà poi quello che darà l'annuncio non solo di Giovanni Battista ma anche a Maria Santissima, che avrebbe partorito il figlio di Dio, ma il figlio di Dio stesso, che dice per ben due volte nel Vangelo che Giovanni Battista era la reincarnazione di Elia. Non solo Elia è venuto 2000 anni fa, mentre Elia si era manifestato come Elia, col nome di Elia, quasi 4000 anni fa, ma in Malachia capitolo 4 leggiamo: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Quindi Elia ritorna, non solo è venuto come Giovanni Battista, siccome sta parlando del giorno grande e terribile, il giorno del giudizio universale, con la seconda venuta di Cristo, è lo stesso Elia che ritorna prima che Cristo si manifesti, perché lui è il precursore. Quindi si reincarna di nuovo nel mondo moderno Elia. Quindi cosa vogliamo di più di questo? Poi di passi ce ne sono altri nel Vangelo, ma qui abbiamo la massima autorità, ci possiamo aggiungere, diciamo, per buona misura, senza per forza dover andare a citarli tutti, il passo importantissimo della reincarnazione, quando il fariseo Nicodemo, sacerdote del Tempio, che era uno dei capi dei giudei, quindi stava dentro la cerchia dove poi c'era Caifa, Anna, quelli che hanno voluto la morte di Gesù. E ci va di notte Nicodemo da Gesù e gli dice, intanto gli dice una frase importante che dimostra che i grandi sacerdoti hanno voluto coscientemente uccidere il Messia. Infatti Nicodemo, cito testualmente: Rabbi, cioè maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Quindi Nicodemo parla al plurale, quindi lui sta dicendo: noi sacerdoti lo sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Quindi lo sapevano che il Signore era veramente il Messia, ma ovviamente se viene il Messia quella gente lì avrebbe perso tutti i privilegi di cui godeva verso il popolo, e non li volevano perdere. Per questo è stato ucciso Cristo, perché gli diceva la verità sulla faccia: siete corrotti, razza di vipere, sepolcri imbiancati. Gli hanno detto di tutti i colori il Signore, che era un ragazzo, cioè aveva una 30 anni, vorrei ricordarlo, non era un vecchio baccucco Gesù. E continua Nicodemo: perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. E Gesù gli risponde: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Ora è evidente che qui è stata omessa la domanda di Nicodemo, perché Gesù dà una risposta
a una domanda che non è stata trascritta. Adesso io non so se sia stata tolta dal Vangelo, perché quando Nicodemo termina dicendo nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui, poi manca la domanda a cui Gesù dà la risposta, che ribadisco, la ripeto, in verità ti dico, se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Ora, ci è stato insegnato dalla Chiesa Cattolica che nascere di nuovo è il battesimo, ma non è vero, perché Nicodemo ripete di nuovo, ed è chiarissimo che sta parlando di nascita biologica da un ventre materno, perché gli dice: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Quindi si sta parlando di rinascita biologica. Bravissimo. Non sta parlando di rinascita attraverso il battesimo e l'ingresso ufficiale col battesimo nella religione cattolica. Assolutamente no. Sta parlando di nascita biologica, quindi uno deve rinascere. E poi continua Gesù: in verità ti dico, se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ora, dobbiamo comprendere una cosa ovvia, Alviano. Gesù, è vero che è nato 2000 anni fa, ma in quanto figlio di Dio, Gesù conteneva in sé tutta la scienza. Quindi Gesù era anche un grandissimo scienziato che conosceva le cose che ancora oggi l'umanità non ha capito, e questo lo ritroviamo nel Vangelo di Giovanni, quando il Signore dice: ho ancora molte cose da dirvi, ma non ve le posso dire perché non ne portereste il peso, cioè non le capireste, perché Gesù, che è il massimo scienziato, sta parlando di una civiltà agropastorale fatta di pescatori, contadini, cammellieri, mercanti. Non sta parlando ad Einstein, non sta parlando a Jung, non sta parlando ai grandi scienziati moderni, sta parlando a un popolo di pecorai. Chiaro? Quindi doveva scalare, e certe cose sapeva benissimo che non le poteva dire. E in questa frase Gesù dice: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Ora, sappiamo bene oggi che l'acqua è la base della vita biologica, animale, vegetale, umana. Il corpo di un neonato contiene 90-95%, tra 85 e il 95% d'acqua. Il corpo di un adulto siamo tra il 70 e il 75%. Poi, diciamo, man mano che invecchiamo perdiamo sempre più acqua, per questo la pelle si raggrinzisce. Quindi in un anziano siamo al 50%. Ma attenzione, oggi la fisica quantistica ha dimostrato che a livello molecolare il corpo umano è al 99% d'acqua. Sono molecole d'acqua al 99%. Quindi l'essere umano è una soluzione in acqua, strutturata e organizzata per particolarissime proprietà che l'acqua possiede, che sono state scoperte solo recentissimamente grazie a due grandi scienziati italiani, che sono Giuliano Preparata ed Emilio Del Giudice, passati ambedue a miglior vita. Se noi andiamo a considerare che l'acqua marina del mare è al 96% acqua, quindi l'acqua del corpo umano è più pura dell'acqua del mare. Quindi quando il Signore parla di acqua, sta parlando della materia biologica. Quindi uno deve rinascere nell'acqua, che è il corpo, 99% molecole d'acqua, e lo spirito, e non può entrare nel regno di Dio, perché se non si reincarna in continuazione per elevare la sua conoscenza e la sua sapienza, non può entrare nel regno, perché il regno di Dio non è il luogo degli angioletti. Il regno di Dio è una società che vive secondo il cuore della legge: ama il prossimo tuo come te stesso, non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questo è il cuore della legge, ed è l'unica legge e l'unico parametro che serve per entrare nel regno, perché se il regno non deve più fallire, cioè non deve più fare la fine che hanno fatto gli altri regni della nostra storia, deve essere un regno composto di persone etiche, di persone che conoscono la legge. Se no ricominceremo da capo con gli assassini, con le guerre, con le malversazioni, le corruzioni, le ingiustizie. Siccome il regno sarà in eterno, Cristo è venuto a dare il via a un processo di preparazione, di selezione dei cittadini che entreranno nel regno, perché nessun regno è un vero regno se non c'ha gli abitanti. Quindi è inutile che Cristo torna a instaurare il regno se non c'ha i cittadini da ficcarci dentro. Quindi prima deve preparare per forza di cose i cittadini. Quando avrà il numero sufficiente che serve a lui per instaurare il regno, farà il regno, quindi le strade, i palazzi, tutto quello che vogliamo, ma prima ha bisogno degli esseri umani
che hanno compreso e che vivono e praticano la legge, che ama il prossimo tuo come te stesso. Fino a che Cristo non ha questo numero di abitanti, non torna. È un processo che viene spiegato benissimo nella parabola della zizzania, dove il Signore, dove i servi vanno dal padrone e gli dicono: padrone, abbiamo scoperto che il tuo nemico ha seminato la zizzania in mezzo al grano, che facciamo? Andiamo a strapparla? E il padrone dice: no, fermi tutti, perché se strappiamo adesso che le piantine di grano sono tenere, strappiamo via tutto. E dice il padrone: lasciamo che crescano insieme la zizzania e il grano, perché quando saranno maturi, la zizzania, se voi lo sapete, la gramigna rimane a terra, certo. Invece il grano si eleva. Quindi quando il grano si eleva, il grano viene mietuto e messo nel granaio, e la zizzania viene estirpata e buttata malvagi. E gli ignavi, che sono la maggioranza, il popolo che se ne frega, si fa gli affari suoi, egoista, indifferente. Il grano è coloro che hanno praticato la legge. Questo, e poi lo spiega Gesù, perché dopo che ha fatto la parabola, gli apostoli vanno a chiedergli: Signore, ma ce la spieghi sta parabola? E Gesù gliela spiega e gli dice che la zizzania sono i malvagi, il grano sono i figli del regno, cioè gli eletti, e i mietitori sono gli angeli. Ecco, allora, intanto grazie molte di tutti questi riferimenti che hai dato. A me ne viene in mente un altro che mi aveva sempre colpito in Giovanni 9, quando Gesù guarisce il nato cieco e gli apostoli gli chiedono: ma aveva peccato lui o aveva peccato i suoi genitori per essere nato cieco? Lì è la legge del karma, Alviano, chiarissimamente. La legge del karma, cioè causa ed effetto, che determina la reincarnazione. Quindi noi, quando moriamo, ci portiamo nell'aldilà e nella vita successiva gli effetti degli errori che abbiamo compiuto nella vita precedente, perché nell'aldilà l'essere umano perde il libero arbitrio, non ha più il libero arbitrio, viene assoggettato a tutta una serie di processi, che sono sia processi di purificazione, sia processi di espiazione, sia processi di preparazione per la futura incarnazione, ma risentono tutti questi processi dell'operato che lo spirito ha fatto quando era dentro un corpo biologico. Quindi, in realtà, sì, scusa. Quindi nella racconto del cieco nato cieco, siccome, ribadisco, la legge del karma e della reincarnazione era ben conosciuta e insegnata da nostro Signore, e lo è stato per altri 300 anni fino a Costantino, era ovvio che gli apostoli dovevano fare quella domanda, cioè: come poteva, se nato cieco, aver peccato? Non poteva aver peccato, aveva peccato nella vita passata, ma Gesù spiega che la sua nascita e questa sofferenza fisica non era a cagione di peccato, ma era dovuta al fatto che era scritto nel tempo che lui, con questa menomazione, avrebbe incontrato Gesù che lo avrebbe guarito. Quindi era nato in quel modo per rendere gloria al figlio di Dio, certo. Quindi era una missione, non era un karma. Ma queste cose sono spiegate tante, tante volte. Gesù parla, ad esempio, quando nell'orto del Getsemani viene catturato dalle guardie del Tempio, e c'è l'apostolo Pietro. Ora, in quei giorni Gesù era un po' di tempo che diceva che l'avrebbero catturato, che l'avrebbero torturato, eccetera, eccetera, e quindi in quei giorni gli apostoli giravano armati. Quindi quando le guardie del Tempio mettono le mani sul maestro, guidate da Giuda, Pietro, apostolo, sfodera la spada, colpisce una delle guardie che aveva più vicino, che era Malco, e gli taglia un orecchio. E Gesù lo ammonisce e gli dice: rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Quindi legge del karma, causa ed effetto. Se semini vento raccogli tempesta, se semini gigli raccoglierai fiori. Quindi l'insegnamento della legge del karma e l'insegnamento della reincarnazione sono il cardine del Vangelo. Anche nel libro dell'Apocalisse, citiamo il capitolo 13, chi ha orecchi ascolti. Colui che deve andare in prigionia andrà in prigionia, colui che deve essere ucciso di spada
di spada sia ucciso. In questo sta la costanza e la fede dei santi. Ora, i santi di cui parla il libro dell'Apocalisse e lo stesso Vangelo non sono quelli del calendario che facciamo oggi noi. I santi sono coloro che conoscono e praticano la legge. Questo era il vero senso della santità anticamente, non gente assassina come il cardinale Bellarmino o Papa Borgia che finiscono santi. Ma di che stiamo parlando? Quelli sono i santi farlocchi, taroccati, fatti dagli esseri umani, ma non sono certo santi di Dio, perché tutto hanno fatto tranne che rispettare la legge. Ma come i premi Nobel per la pace di oggi che fanno guerra in mezzo mondo. Il premio Nobel da chi è stato istituito? Da quel signore, il signor Nobel, che ha inventato la dinamite che ha sterminato milioni di persone. Ah, quindi è il premio di Satana. Bravo. Non dovrebbe essere il premio Nobel, dovrebbe essere il premio Gandhi, il premio Martin Luther King, il premio Falcone Borsellino, non il premio Nobel di un assassino, di uno scienziato senza coscienza che ha inventato una sostanza che ha sterminato milioni di persone. Senti Pier, Albiano, scusami, sì, per chiudere il discorso, devo citare la Madonna di Fatima. In quel tempo, seconda metà del secolo XX, Satana regnerà sui più alti posti determinando l'andamento delle cose. Quindi la scienza, la cultura, la religione, l'economia è dominata da Satana. Gesù Cristo, ancora se si manifestasse, cercherebbero di ucciderlo. Certo. Allora, in realtà il mondo di oggi ci dimostra come un poco però, cioè viviamo proprio senza questa consapevolezza di un ritorno, di un raccogliere ciò che seminiamo. Invece pensiamo, abbiamo una vita unica, prendiamo tutto quello che si può prendere, arrivederci e tante grazie. Però in realtà, oltre a quello che si può raccogliere nelle scritture, ci sono altri ambiti che potrebbero dirci che dovremmo leggere l'essere, come dici tu, lo spirito e l'essere dell'uomo in altro modo. Ci sono dei professori, a me viene in mente, non so se tu conosci queste cose, ma un professore di psichiatria dell'Università della Virginia, Ian Stevenson, che ha studiato per molti anni bambini, ragazzi che raccontavano fatti che dopo si sono riusciti a dimostrare realmente accaduti in situazioni precedenti anche di non molto tempo. Assolutamente sì. Se vuoi faccio un breve excursus storico, Alviano. Sì, abbiamo qualche minuto e dopo, scusa, ti metto lì un altro pensiero. Anche sì, la fisica quantistica, Max Planck dava alla coscienza un'importanza molto maggiore della materia. La coscienza era in grado di modificare la materia, il punto di vista dell'osservatore era determinante. Anche certo, la quantistica non ci dice, solo, ma nella biologia oggi è stato dimostrato che il modo, lo stile di vita della persona, come pensa, come vive, modifica il DNA. Quindi ci hanno sempre fatto credere, la scienza incapace, bugiarda o incompleta ma arrogante, che la nostra vita era determinata dai geni che si trovano nel DNA. È sbagliato. Se c'è una legge del karma e il karma può essere compensato, è l'azione dello spirito che domina la materia. Quindi i geni, se noi siamo nati con dei geni, diciamo così, che possono procurarci dei danni perché avevamo un karma, ma se noi modifichiamo la nostra vita, il nostro modo di rivedere, di rivivere la nostra vita, modifica i geni. Scusate, ma perché la Santa Madre appare ai cattolici? Mica appare agli induisti, mica appare agli atei, mica appare ai buddisti. La Madonna appare ai cristiani, meglio ai cattolici, e gli dice ravvedetevi, cioè rivedete la vostra vita, perché la vita dei cristiani è anticristica. I cristiani sono loro che stanno distruggendo il mondo. Gli eserciti più potenti sono dei cristiani, le bombe atomiche più numerose sono dei cristiani nelle varie confessioni religiose.
le maggiori multinazionali, le banche più potenti, è tutto dei cristiani. I cristiani stanno distruggendo il mondo. L'Italia è la settima potenza mondiale e queste sette potenze sono quelle che stanno devastando il pianeta Terra e sfruttando, impedendo ai popoli poveri di emanciparsi. Quindi noi la pagheremo cara. La nostra ricchezza gronda sangue, così come gronda sangue la ricchezza dei tedeschi, dei francesi, di tutti gli europei, degli americani e anche dei russi, perché è basata sulla spoliazione delle materie prime, delle risorse, dei popoli che noi artificialmente manteniamo in via di sviluppo. Questa è la verità tristissima della condizione di questa massa che pensa di essere sotto il manto di Cristo e invece continua a crocifiggerlo e a pugnalarlo alla schiena e a tradirlo. Questa è l'amara verità. Senti, forse tu volevi accennare anche a qualche cosa. E quindi, scusa, sì. Quindi volevo dire, la storia ci dice che l'Europa è stata sotto il giogo malvagio dell'Inquisizione, che ha sterminato, torturato e imposto l'oscurantismo per ben 5 secoli in Europa. Poi viene un signore che si chiama Alessandro Conte di Cagliostro, che profetizza: io sarò l'ultima vittima dell'Inquisizione. Infatti il suo allievo, il suo discepolo Napoleone Bonaparte distrugge il potere temporale della Chiesa Cattolica e non è mai più rinato. Con la distruzione di questo potere tirannico accade che il signor Cagliostro, il signor Saint Germain e il signor Louis-Claude de Saint-Martin si incontrano intorno al 1760, se non erro, in un sottoscala di Parigi e stilano un documento che di fatto dice che da quel momento in poi, avendo compreso Cagliostro che la massoneria si sarebbe corrotta e sarebbe finita nelle mani del demonio, perché fino a quel momento nella massoneria si tramandava la tradizione iniziatica del cristianesimo, il tempio viene sciolto e i maestri massoni si sarebbero reincarnati a partire da quel momento in persone comuni. Quindi che accade? Dopo Cagliostro rincominciano a venire nel mondo grandi spiriti come la Blavatsky, come Rudolf Steiner, come lo stesso Allan Kardec e molti molti altri, che hanno ricominciato a insegnare le leggi di karma e reincarnazione, osteggiati, perseguitati, vilipesi dal cattolicesimo e anche dalla scienza. Ma di fatto il sacrificio di Cagliostro riapre le porte del cielo e da quel momento ricominciano a incarnarsi questi grandi maestri, Rudolf Steiner. Ora, ovviamente, sia essendo un periodo nel quale la scienza era ai primordi, ancora non c'era la possibilità di una ricerca scientifica, quindi questi signori avevano una visione, diciamo così, spirituale. Quindi Steiner, Kardec, la Blavatsky, che aveva due maestri tibetani che erano Kutumi ed El Moria, praticamente parlano dicendola, proponendola come scienza, ma di fatto una scienza che non viene accettata in Occidente, che è la scienza dello spirito. Ma pian piano, man mano che la scienza cresce, c'è una transizione, addirittura viene in Occidente il grande maestro indù Yogananda, per dire che il cristianesimo e l'induismo dicevano la stessa cosa. Ma man mano che la scienza si sviluppa, ecco che già Jung incomincia a sospettare che sta cosa doveva avere un riscontro scientifico. E poi abbiamo il signor Ian Stevenson, abbiamo ricercatori italiani come la Paola Giovetti, o abbiamo altri ricercatori come Remy Uner, come Angelo Bona. Esatto, abbiamo, cioè, nel momento forse il massimo esponente è stato Ian Stevenson, abbiamo che la scienza prende in mano questo discorso e personaggi illuminati praticamente scoprono, attraverso la tecnica sia della ricerca attraverso i documenti, quindi in pieno stile, diciamo così, di indagine tribunalizia, ma anche usando moderne tecniche come l'ipnosi regressiva e altre cose, si scopre che la reincarnazione è un fatto normale. Quindi non è che dobbiamo andare a cercare reincarnazioni di grandi entità, come abbiamo visto all'inizio Elia, piuttosto che altri, ma a persone comuni. I libri di Raymond Moody Jr., i libri di Brian Weiss parlano di incarnazioni di persone normali, lo stesso Ian Stevenson, gente che era stata uccisa o che aveva particolari segni sul corpo. Quindi oggi la scienza stessa, la scienza ortodossa, diciamo così, seppur ufficialmente non lo accetti, ma di fatto scienziati che hanno usato gli strumenti della vera scienza, diciamo quella razionale moderna, hanno dimostrato che la reincarnazione è un dato di fatto.
Quindi di cosa stiamo parlando? Di quello che ho detto all'inizio. La religione, così come l'abbiamo praticata fino ad oggi, è un inganno. Seppure dobbiamo salvare qualcosa, potremmo pensare che a un'umanità bambina era logico parlare di fede, parlare di rapporto paterno tra noi e la divinità, ma dobbiamo ricordare anche che nella famiglia umana normale anche noi ai bambini, i nostri figli, all'inizio parliamo in maniera emotiva: ma come sei carino, ma che bellino sto bambino. Ma quando il figlio cresce e diventa adulto, il rapporto genitoriale cessa e diventa un rapporto tra persone adulte, quindi il figlio diventa fratello dei genitori, consigliere, li sorregge. Quindi questo discorso, se dobbiamo riferirci al grande assioma ermetico come in alto così in basso, lo dobbiamo anche comprendere nella nostra relazione con nostro padre divino. Quindi è finito il tempo del discorso emotivo, del fideismo verso il padre. Oggi siamo adulti, abbiamo la scienza, quindi la scienza deve interessarsi sia della parte materiale, quindi immanente dell'essere umano, ma si deve anche interessare della parte trascendente. Ora, siccome stiamo parlando in tempi moderni e sappiamo bene che siamo visitati da civiltà cosmiche, ebbene, nei loro messaggi questi esseri ci dicono la stessa cosa, e cioè ci dicono: noi non abbiamo templi, non abbiamo papi, non abbiamo chiese, non abbiamo sacerdoti, noi abbiamo scienziati della materia e scienziati dello spirito, e la vostra umanità sta colando a picco verso una drammatica autodistruzione perché avete una scienza materiale molto sviluppata e senza coscienza, a fronte di una scienza spirituale che ha lo zero assoluta ed è relegata in un grumo inestricabile di follie chiamati credo religiosi, dove verità e menzogna sono talmente mischiate che sono inestricabili. Ma attenzione, gli insegnamenti religiosi degli uomini di religione, perché le sacre scritture, Vangelo in primis, insegnano queste cose, cioè c'è il karma e la reincarnazione, ci sono, benissimo, assolutamente. Allora, e abbiamo letto alcuni passi. Pier, io ti fermo con questa fiumana comunque meravigliosa, e ritengo che i nostri ascoltatori abbiano recepito. Posso non soltanto i concetti. Cosa, Alviano? Sì, prego. Allora, importante. Attento che hai un minuto. La conoscenza di queste leggi, Alviano, se ben capite e praticate, ci dà totale dominio sulla nostra vita. Ci hanno ingannato facendoci credere che noi non potevamo parlare direttamente con Dio. Sbagliato. Noi, attraverso la legge, tutti i secondi della nostra giornata parliamo con Dio e possiamo riprenderci in mano la nostra vita e buttare nel cesso questa classe elitaria che fino ad oggi ci ha solo sfruttato e oppresso. Quindi la legge per questo ci viene nascosta, perché finalmente il popolo si evincerebbe e si libererebbe del giogo dei potenti e dei malvagi. Allora, io ti ringrazio di nuovo di questa, stavo dicendo, delle cognizioni, del sapere che ci è arrivato, ma della forte vibrazione anche che era contenuta nella tua voce, e che vuol dire moltissimo. E allora, io ti ringrazio della tua partecipazione, grazie moltissimo, a risentirci a presto, e voglio terminare con quello che hai detto all'inizio, con il nucleo di quello che ho capito della legge: ama il prossimo uomo, ama il prossimo tuo come te stesso, e non fare agli altri ciò che non vorresti, certo, fosse fatto a te, certo. Salutiamo i nostri ascoltatori così. Un abbraccio, grazie, Alviano. Grazie. Un abbraccio a tutti, grazie. Voi prego, prego, grazie a voi. Un buonasera a tutti gli ascoltatori, e la linea velocissima a Massimo Bonella. Buonasera a tutti. Sì, nuovamente quindi collegati con Venezia, riprendiamo da Pianeta Oggi TV, solo per salutare il ricercatore e reportagista
Pier Giorgio Caria, che lo sentirete, lo vedrete anche sul nostro settimanale Pianeta Oggi Report. Manca un minuto, non c'è tempo per fare gli aggiornamenti, mi rimane solo che ridare la linea alla regia centrale. C'erano comunque diversi aggiornamenti sul maltempo, io chiedo un'informazione dunque a Rosario Moreno in regia centrale, se possiamo chiudere qui e fare un breaking news previsto per le 20.05, se possiamo fare sta formula qui. Va benissimo, va benissimo. Va bene, allora buonasera intanto, ci risentiamo da Venezia tra circa 5 minuti. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science. Chi è che non ha parlato? No, siamo fuori onda. Sì, sì.